Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questo prodottino qua, che è molto interessante, abbastanza economico, poi vi dico quanto costa. E andiamo subito a vedere che cos'è. Apriamo la confezioncina, io già l'ho testato un paio di giorni, molto compatta, è un LED Matrix Panel. Sarebbe un, adesso ve lo faccio vedere, pannellino di queste dimensioni, 18x9, di LED, un po' di LED per scrivere, far vedere quello che volete. Tra poco ve lo accendo, vi faccio vedere che effetto fa. Ma all'interno della confezione vediamo rapidamente cosa abbiamo: manuale di istruzioni completamente in inglese per il funzionamento rapido e basilare, vi dice passo passo cosa fare, dove scaricare l'app, eccetera eccetera. Poi abbiamo questa fascetta qua, che non è nient'altro che un felcro per attaccarlo qua e volendo poterlo mettere, non lo so, addosso ai vestiti, valigie, dove volete lo potete attaccare. Tra l'altro anche quattro adesivi 3M e 1, 2, 3, 4, 5, 6, io li chiamo bottoncini, servono per appunto attaccarli poi magari anche ai vestiti senza fare buchi, così poter avere una fascia qui, qui oppure dietro, insomma dove volete. Inoltre avete anche un cavo non tanto lungo, sarà un 20 centimetri, USB da una parte e tipo C dall'altra, perché lui sì ha una batteria interna da circa 500 mAh, che comunque 4-5 ore le fa sempre accese. Poi dipende anche, perché oltre alla velocità, poi faccio vedere dall'app delle immagini, delle emoticon, delle scritte, anche potete regolare la luminosità, quindi in base a quello poi la batteria vi dura di più o di meno. Comunque in ogni caso tipo C si ricarica da qui, e anche mentre sta in carica voi lo potete utilizzare, quindi nessun problema. Mettiamo da parte questa, mettiamo da parte il manuale, l'andiamo ad accendere e vediamo che effetto fa. Basta tenerlo premuto per 3 secondi, vi dice subito la carica della batteria, la memoria residua, ed ecco qua una scritta che io ho preimpostato con la velocità. Non è compatibile con gli assistenti domotici Alexa, Google o Apple, solo tramite app si collega, poi tramite Bluetooth che adesso vi faccio vedere. Tramite questo tasto qua, diciamo senza app, senza comandi vocali, potete comunque ogni volta che lo premete regolare poi il flusso, diciamo così, l'entrata e l'uscita delle scritte e delle emoticon. Da sotto, da sopra, da destra, da sinistra, o far fargli degli effetti simpatici, come diciamo più vi aggrada. Ve li faccio scorrere adesso molto rapidamente. Qualcuno si potrebbe lamentare che magari sono pochi i LED, magari qualcuno si può lamentare che sono troppi. Per me sono giusti, ecco, non sono proprio fitti fitti, ma per quello che costa e per l'uso magari che ne possiamo fare, va più che bene. Quindi non è tanto grande, non è ingombrante. L'altra cosa molto simpatica è potete metterlo e usarlo come volete, e anche piegarlo. Quindi potete piegarlo sia qui in dentro che all'esterno, e comunque vi funziona. Quindi dargli così un effetto tridimensionale, vedete, potete anche, non so, metterlo addosso a una sfera, ecco, a un'ampolla, a un vaso che è tondo, e magari attaccarlo con un adesivo. Ma adesso venite da questo lato, vi faccio vedere rapidamente come si accoppia, il funzionamento dell'app in maniera molto banale e semplice, come si impostano le varie frasi, i colori eccetera. Ed eccoci qua, potete andare a scaricare questa applicazione, la trovate sia per iOS che per Android, si chiama Cool LED 1248. Una volta che la aprite vi chiederà tutte le autorizzazioni, io l'ho già date, voi le dovete dare. Poi vi trova qui in alto a sinistra tramite il Bluetooth, e vi collegate con la spunta, vuol dire che è connesso il vostro LED Pixel. Ed ecco qua, io mi ero già impostato due frasi demo. Una volta che cliccate caricherà la frase e automaticamente poi partirà sul display. Qui potete andare
a modificare, quello che fate poi con il tasto dietro, accensione e spegnimento. Qui potete andare a modificare la luminosità, come vi ho detto, più luminoso, meno luminoso, io sì, lo tengo al massimo. E qui poi ve lo faccio vedere più verso destra o sinistra, lo scorrimento dei LED, la velocità. Come vedete, così è molto 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 veloce, così sembra che si muove a scatti, in realtà è perché scorre molto lentamente. Poi abbiamo dei modelli, volendo, già preimpostati, per esempio questo qua, ve lo faccio vedere, good, con 3 pollici verso l'alto, molto molto simpatici, e secondo me i LED sono giusti, non sono pochi. Possiamo averlo sia dinamico che statico, non lo so, questa paperella per esempio, vedete come si vede, molto molto carina. Poi i graffiti, possiamo disegnare noi qualcosa a mano, adesso non lo so, ecco, VP 1 2 salva, cliccando poi possiamo vedere quello che abbiamo disegnato, visualizzato qui sul pannello LED. Animazione, andando qui sempre su più, è sempre una sorta di graffiti, però diciamo così animati, principalmente il testo è quello che userò di più. Qui appunto potete attivare o meno la luce, cioè i LED effettivamente accesi e spenti, quindi praticamente accendere o spegnere effettivamente il LED, il pannello LED. Con musica, cosa carina, possiamo riprodurre una musica e guardate cosa succede, fa delle barre, prova, però è mischiato alla voce che sento io, quindi alla mia voce. Quindi comunque adesso ho fatto pausa, le barre non si muovono più, comunque lui ha un microfono, capta la musica in base alle frequenze vengono riprodotte, però anche se voi riproducete, e quindi ci stanno voci in giro diverse dalla musica, si adatta di conseguenza. Nelle impostazioni poi possiamo aggiungere altri dispositivi, se ne abbiamo più di uno possiamo mettere il display a specchio, ve lo faccio vedere un attimo con la scritta, quindi impostazioni, display a specchio, così se magari voi lo dovete per forza mettere attaccato così piuttosto che nell'altro modo, magari per un discorso di presa USB per poterlo lasciare sempre in carica volendo e non stare sempre di volta in volta a staccare il filo, come vi è più comodo. E niente, aiuto e feedback in la lingua, e potete qua avere delle info riguardo al produttore. Vedete, qui sono tutti gli altri LED Matrix che in teoria il produttore ha commercializzato, che potete comprare. Per scrivere un'altra cosa, qui basta andare su più, possiamo andare qua, inserire il testo di prova con non tutte ma molte emoticon, tipo mettiamo questo triangolino qua, mettiamo un gelato e mettiamo la faccina con la linguaccia, ok, questo è il testo di prova. Poi andando a premere prima il testo e poi le singole lettere, possiamo decidere noi di che colore farle. Vedete, adesso ho fatto rosso e verde, testo di prova tipo all'italiana. Inviare, possiamo ruotare di 90 gradi volendo, 180 270, in grassetto o non, e selezionare la modalità di scorrimento. Inviare, sto inviando. Lo salvo pure volendo, eccolo qua, testo di prova, e vado a scegliere uno scorrimento a metà, un po' più della metà. Testo di prova, come vedete testo e prova sono rosse e verdi. L'emoticon, eccole qua, triangolino, gelato e faccia.
faccia che piange, un po' faccia che sorride, vabbè, sorvoliamo, bene non benissimo. E come vi dicevo prima, qui sotto, questo è il tasto di accensione e spegnimento e di modalità di scorrimento delle scritte. E qui sotto, come vedete, c'è una porta tipo C per poter poi andarla a collegare e ad caricare la batteria. Come vedete, quando lo collegate si accende la luce rossa con un power bank e continua ugualmente a mostrarvi le scritte. Per spegnerlo basta tenere premuto qua per 3 secondi. E voilà. E niente ragazzi, siamo giunti alle conclusioni di questo oggetto qua. Prezzo 50 euro di listino, ma ogni tanto andate a dargli un'occhiata, magari mettetelo nel carrello, mettetelo tra i preferiti, può scendere anche a 25 euro. Io l'ho preso a quel prezzo ve lo consiglio, a 50 valutate voi. Leggero, piccolo, non ingombrante, idea molto molto carina. Non è una novità, ce ne sono svariate, però molto reattivo, mai dato problemi e soprattutto anche la batteria dura. Voto da 1 a 10, 8, se lo prende a pieni voti. Ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto un dislike, e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto, attivando la campanella per non prendervi i prossimi video che usciranno nel canale, seguitemi su tutti i social, Facebook, Instagram, anche su Telegram, sconti e offerte, bottiglino 10 dove ogni giorno pubblico quasi ogni giorno sconti di prodotti tech, ma non solo, andate a dare un'occhiata se vi va e se non siete ancora iscritti, qui da sottoscritto è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!